Bentornati! Salve a tutti! Dal Kansas, State Playoff, a Milani High! Sì. Ma ditegli qualcosa! Seguiamo Jeb, un wide receiver, del Milani High. E uno, vi faccio sentire. No? Sei d'accordo? Sì, ma piuttosto parliamo di cose serie e diciamo che questo ragazzo. Questo ragazzo è un ragazzo di colore. 1,98 m, un bestione per 86 kg. Ci siamo allontanati dall'italo-americano questa sì, volta. Sì, questa volta sì, seguiamo un altro un ragazzo. Ecco, di questo ragazzo possiamo dirvi subito una cosa. Guardate, è un wide receiver, ma gli tocca fare più blocchi per i giochi di corsa. Qui non apprezza molto. Serve la palla a un suo compagno che finisce in touchdown mentre lui girovaga a caso, dando pressione sulla difesa. Guardate, di nuovo una traccia, speriamo, qui splitta qui davanti, speriamo che la salsa venga servito perché siamo al terzo quarto e lui non ha toccato palla fino adesso. No, mai. Eccola, ops! No, incompleto, guarda. No! 3,55, no, è stato tre quarti a bloccare per le corse che portano la sua scuola, la Milani High, 14-7. Ma sostanzialmente ha bloccato. Vediamo perché non segue la sua traccia. Eccolo, touchdown. Ma hai notato che non ha seguito la sua traccia? Doveva tagliare verso il centro. È andato un po' per i fatti suoi? Credo che forse questo sia un po' il problema di questo ragazzo, che tende a correre le tracce che gli pare a lui. Che tende a fare in testa sua. Ecco perché per sostanzialmente due terzi della partita. Diciamo che però poi ha ragione lui perché sì, ma non se lo può permettere adesso. Di nuovo, guarda, di nuovo un taglio profondo. Infatti non dovrebbe farlo. Non se lo può permettere adesso. Poi si lamenta, voglio non dire. Ha l'esperienza, ecco, guardate. E la maturità giusta per fare queste per cose. Per fare queste cose. Guardate infatti poi che cosa gli tocca. Beh, amico mio. Fare pressione, tenere la safety e il cornerback per il sulla corsa. Vediamolo. 10. Ecco, poi manca il blocco. Dove va? Dove va? Ma quest'uomo dove va? Disperati. Dove va? Perché? Poi dice che qui non si cercano. Non si cerca. A parole mie. Con dei lanci. Ma come gli pare? Non si cerca. Ho detto ha fatto di nuovo come gli pare. E non trova di nuovo il pallone. No, miracolo! Miracolo. Scende giù. Questo dal cielo un miracolo. Questo ragazzo, devo dire, che ha molta fortuna. Sì, la partita finisce. Abbiamo un risultato 35-10 per evidente accedere al turno successivo. Però ricordiamoci che questo ragazzo potrebbe essere un problema. Ok, perché questo non può è il suo numero sul touchdown. Comunque, cioè, va bene, non può decidere lui cosa fare. Anche perché non in questo gioco, sarà tutto passaggio profondo. Questo credo sia il miracolo, sì. Sì. Quindi tira fuori dal cilindro un numero incredibile. Poi ha le doti, ce le ha. Le doti atletiche, credo. Sì. C'è solo Arkans, vediamo. Numeri non eccezionali, 3 catch per 100 yard e un touchdown. Infatti due stelline. Non schifoso, ma non lasciato neanche cadere un pallone in denso. Sì, diciamo, South Carolina non è comunque un brutto college. Non è un top team, come dire. No. Forse, guarda, che sia stato cercato il numero di quello che è stato cercato spesso sulla profondità. Ha ricevuto una media di 46 yard nella profondità, quindi voglio dire, i numeri. Il ragazzo ha la corsa. E questo l'abbiamo visto tutti. Bisogna dimostrare che abbia anche la disciplina. Ma su questo credo che per giocare al prossimo livello, voglio dire, ci si debba lavorare ancora. Forse te lo puoi permettere qui in high school, se te lo puoi permettere a college è ancora tutto a vedere. Comunque avrete nuove notizie dal Kansas molto presto. Sì, io spero che non balbettare durante la prossima volta. Ciao a tutti ragazzi. Ciao, arrivederci.